da crociera è sbandata praticamente su un fianco davanti all'imboccatura qui del porto di Giglioporto e sta imbarcando acqua, praticamente sta affondando. Sì. E tutti i passeggeri stanno scendendo sull'isola e stiamo cercando di dargli assistenza nel miglior modo possibile a tutti quanti, però sono 4.000 persone e mi creda, qua c'è il panico totale. No, dal panico nel senso, cerchiamo di dargli assistenza. Io qui c'è un albergo. Mi state accogliendo? Sì, c'è un albergo, coperte, c'è qualcosa di caldo, letti, bambini, soprattutto stiamo dando assistenza soprattutto ai bambini. Però ormai il tempo è buono, ma è una nave da crociera, Costa Concordia. Cioè stanno ancora portando in salvo i passeggeri? Certo, sì, però è veramente inclinata, ha presente l'Andrea Doria quando si è inclinata, non so se te lo ricorda, lei forse è giovane. Sì, no, stato presente. È uguale, è praticamente si è inclinata. Con l'acqua al ponte di comando. Ok. E si è sbandata completamente su un fianco, anche se non c'è grossa profondità qui sull'imboccatura del porto, però se si ribalta è un disastro anche ambientale anche. Ma voi che cosa potete fare adesso? Cioè cosa state facendo? No, stiamo cercando di rifocillare la gente, di dargli assistenza, però sai, qui a Giglio siamo anche 4 gatti ora. Per inverno siamo io, mia moglie, mia figlia, piccolina, sta cercando anche lei di portare coperte, di tutti. Ha aperto la chiesa, meno male che abbiamo una chiesa grande, con riscaldamento, sono tutti dentro la chiesa, sono dentro l'asilo, negli appartamenti, hanno aperto case, hanno dato giubbotti, hanno già dato scarpe, tutto. Guarda, io sono maglietta, ho dato tutto, maglioni, tutto.